spazi editoriali supportati. Quella di fronte invece l'ha fatta appositamente per qua. Si chiama lo spazio di fantasia. Spazio di sogno. Perché lì ci sono i numeri, io mi riallaccio, io ho realizzato una mostra su altri scelti. Io non ho mai pensato che di fatto che uno dipinge il paesaggio di un artista, se non rappresenta la storia di oggi. I numeri quindi sono importantissimi, perché noi per vedere come un piede abbiamo un telefonino, se non ci fossero quei numeri non avremmo avuto. E poi l'arte deve essere continua di giorno, quindi grigio è poi anche diciamo la natura che si incendia, uno ci può vedere tante cose. C'è anche la Magnaguerra, delle statuine di terracotta, perché io ci vengo a dirlo, io vivo nella Magnaguerra, sono nato nella Magnaguerra e quindi è avuto un grande successo questa mostra a Milano con i tempi che lì in permanenza. La mostra di cosa è impermanente, come a Potenza ci sarà la mostra sulla frutta e verdura dalle terre di vita. Si intitola Genius Loci, Riccardo Dalisi, Salvatore Sebaste, la nuova mostra inaugurata a Matera. L'esposizione dà la possibilità di ammirare e confrontare i lavori dei due artisti e sarà visitabile fino al 12 agosto. Silvia Natella. Mettere a confronto due artisti è come intrecciare due universi creativi, significa accostare due stili e due mondi di ricerca che spesso sembrano avere poco in comune. Nel caso della mostra inaugurata negli spazi della Fondazione South Heritage a Matera, il raffronto è tra Riccardo Dalisi e Salvatore Sebaste nell'ambito del programma dedicato a personaggi legati al territorio, lucani di nascita o di adozione. E il nome della mostra, Genius Loci, sta a indicare proprio il patrimonio spirituale, culturale e umano insito in un luogo. Ed è nella cornice dei Sassi che nasce l'incontro tra Dalisi, architetto e maestro del design, autore di oggetti iconici entrati nelle case di milioni di persone e nei musei di tutto il mondo, e Sebaste, artista da una creatività scientifica, spinto dalla ricerca continua e dall'urgenza poetica. In mostra gli oggetti scultura dalla valenza simbolica di Dalisi e le pittosculture di Sebaste in cui si mescolano colore e materia, nella diversità alcune coincidenze. Sia Salvatore Sebaste che Riccardo Dalisi, nonostante appartengano a due registri creativi differenti, hanno un forte legame appunto con il nostro territorio e con la Basilicata. Uno da un punto di vista più biografico, Riccardo Dalisi appunto è nato a Potenza, invece Salvatore Sebaste diciamo che appartiene a quella generazione di intellettuali arrivati negli anni 50 in Basilicata, stabilitisi, e quindi tutta la loro produzione in fin dei conti si è focalizzata sulle tradizioni o caratteristiche del nostro territorio.